giornalista, nato a Parma nel 1979, consegue la maturità classica, iscritto alla facoltà di giurisprudenza, frequenta via Terelli, Messina e Siena, inizia la sua prima esperienza giornalistica nel 2004, partecipando al recupero del Popolo Veneto, giornale soppresso dal fascismo nel 1925, e oggi pubblicato su internet come periodico indipendente. Nel 2006 nasce il quotidiano regionale Calabriola e ne è diventato subito corrispondente, occupandosi di cronaca e politica, dalla Piana di Gioia Tauro fino al 2008. Sempre nel 2006, a un anno dall'omicidio Fortunio, è tra gli organizzatori di un'importante conferenza sul fenomeno dell'Andrangheta svoltasi all'Università di Pisa presso il Palazzo della Sapienza. Iscritto all'Ordine dei giornalisti della Calabria, albo pubblicisti, dal 2008 collabora con diversi portali di informazione online, dal 2013 è corrispondente di Gazzetta del Sud da Gioia Tauro, seguendo i principali eventi e le grandi tematiche che interessano il territorio. Per citarne alcuni, il trasbordo delle armi chimiche siriane sequestrate dall'OPAC a regime di Assad nel porto di Gioia Tauro, le condizioni di vita dei braccianti africani nei ghetti della Piana e nella Tendopoli di San Ferdinando, le questioni afferenti alla vita lavorativa, economica e produttiva del porto e dell'area industriale di Gioia Tauro, le tematiche legate all'inquinamento ambientale, i problemi del quartiere ghetto della Ciambra di Gioia Tauro, le inchieste sulla 'ndrangheta della distrettuale antimafia regina. In questi anni ha fatto e continua a fare da fixer ai colleghi della RAI, di Mediaset e della televisione nazionale giapponese NHK, e direttore di diverse riviste culturali, tra le quali il magazine Quants, Tempi Moderni, distribuito su tutto il territorio nazionale. Leggo l'ultimo estratto del libro e poi cedo la parola a Domenico. Con la mente tornai al giorno che conobbi Davide. La scaletta del presentatore e la staffetta dei camerieri che adagiavano le portate al tavolo continuavano a scandire la serata di gala. Nell'aria di una gradevole musica jazz, interrotta dai nomi dei commensali che a turno raggiungevano la ribalta per tirare il treno, la startup innovativa, la storica distilleria, la campionessa di Scherma, il gran luminare, il riconoscimento alla memoria, l'informatico, il vivificio artigianale, il pastaio, il ricercatore, quanta gente, soprattutto giovani che nel silenzio dell'impegno quotidiano stavano dando lustro e occupazione al territorio, raggiungendo l'eccellenza. A un tratto la voce del conduttore divenne ancora più seria e impostata, si abbassarono le luci e iniziò un discorso sulle differenze. Capimmo che era il turno di Davide. Lo guardammo per confermargli ciò che già aveva intuito, che a breve sarebbe toccato a lui. Tirò fuori dalla borsetta un foglio di carta sgualcito e scritto a penna con una calligrafia all'apparenza incomprensibile. Si alzò dalla sedia, si allontanò dal tavolo in perfetto equilibrio sui tacchi, salutò il pubblico ed emozionato cominciò a leggere. Fu così che tutti si alzarono in piedi, continuando a battere le mani, e lo seguirono con sguardo lucido ed empatico. Un via vai di abbracci e complimenti sfumò lentamente la cerimonia, si spensero le luci. Poi quella sera ci salutarono. Scese le scale lentamente, mentre se ne stava fermo sul pianerottolo a guardarmi, mi girai per salutarlo un'ultima volta. Ci lasciammo con la promessa di un libro che probabilmente pensavo non avrei mai scritto se non nella mia anima, e invece eccoci qui. Siamo delle anime fragili che a volte si rincorrono temendo di aprirsi all'esterno per non perdere se stesse, fino a quando non ci accorgiamo che dalle crepe dell'anima si coglie quella bellezza, quella luce che brilla, che ci guida e trasforma la fragilità in forza. Domenico Latino. Prima si sente, sì? Prima di avviarmi nel pieno delle conclusioni, concedetemi due veloci considerazioni che potrebbero sembrare banali, scontate, ma vi assicuro che non lo sono. La prima è che voglio condividere con voi questa mia emozione. Può sembrare strano che ci sia un giornalista emozionato, però di solito io questi eventi li seguo dall'altra parte della barricata, dall'altra parte del tavolo, oppure di modero, ma stavolta che tocca a me, perché io sono ad esordio, è il mio primo libro, vivo con particolare intensità ed emozione questo evento di oggi. E poi perché le conclusioni non sono mai semplici, specialmente dopo questo tavolo così autorevole e questi interventi che hanno preceduto il mio. E quindi insomma per me è particolarmente difficile, ma sono davvero felice, credetemi, di trovarmi davanti tanti amici, tante volte amici, e al mio fianco questi relatori che hanno fatto tanti chilometri per me, la dottoressa Maesi, se non sbaglio proviene dalla mia carissima Siena dove io ho studiato, Marco D'Acleto, Klaus, vabbè, arriva da Milano, e voglio sottolineare che il caro Davide è arrivato stamattina dopo la notte in treno
da Napoli, quindi praticamente non ha dormito. Mi ha messaggiato a mezzanotte dalla stazione di Salerno, dove ha dovuto attendere 3 ore per prendere la coincidenza da Salerno a Reggio Calabria. Quindi immaginate voi quanto io possa essere felice di questo. La seconda considerazione, che può apparire scontata per un giornalista, perché noi di solito, vedete, noi giornalisti siamo abituati, anche così ci hanno insegnato, quando raccogliamo un'intervista, quando pubblichiamo un comunicato stampa, siamo abituati a censurare i ringraziamenti. I ringraziamenti sono quelli, la parte che più ci annoia, perché li reputiamo superflui e quindi noi andiamo subito alla notizia. E tante volte, chissà quanti malcontenti creiamo, perché tagliamo nel pubblicare i pezzi i classici ringraziamenti. Oggi ho imparato un'altra cosa, che ci sono alcuni casi in cui non si può fare a meno di ringraziare le persone che hanno consentito, nello specifico, che tutto ciò si potesse concretizzare. Quindi, inizio con ringraziare chi mi sta a fianco, il garante della salute della Regione Calabria, che ha inteso sposare questa presentazione nell'ambito di un percorso che lei sta attuando da tempo di confronto con le varie realtà associative del territorio per sensibilizzare contro la discriminazione e portare anche, secondo insomma, le sue competenze, anche le tematiche di queste realtà associative in tema di salute e prevenzione. Dopodiché passo a ringraziare Klaus, sono velocissimo per la prefazione, per tutto quello che è stato detto, per il bellissimo gesto, per la bellissima iniziativa di aver deciso, insomma, scoperto questa storia, riscoperto questa storia di Ferdinando Calistena e di aver avuto il coraggio di tirarla fuori dopo tantissimi anni in un territorio dove fino ad allora era un tabù, trovando ovviamente disponibilità nell'amministrazione di allora. Il vice sindaco, l'ex vice sindaco è al mio fianco, il sindaco ce l'ho di fronte, quella storia l'ho sentita io da cronista di Gazzetta in quei giorni, insomma, quindi ne sono testimone, grazie alla presenza dello Stato anche, è stato fatto un ottimo lavoro. E oggi a Gioia Tauro abbiamo via Calistena, una via intitolata al martire del pregiudizio, la prima via del genere in Italia, e di questo sono orgoglioso. Dopodiché ringrazio Marco Marchese, perché non era scontato che sposasse questo mio progetto. Io sono appunto il pesca all'esordio e non conoscevo il mondo dell'editoria così a fondo. E allora quindi, insomma, è un mondo che mi sono accorto spesso è mortificato dalla cosiddetta editoria a pagamento. E invece Marco Marchese, con la sua piccola ma dignitosissima casa editrice, ha sposato in modo incondizionato questo mio lavoro, perciò vi ringrazio. Dopodiché i due magistrati che sono presenti, parlano di quello della via, però insomma, grazie per il mio fianco, io non ho conosciuto la presidenza della Corte d'Appello, non ho avuto questa fortuna, ma l'ho conosciuto recentemente da uomo che sta mettendo a disposizione le sue competenze, la sua grandissima sensibilità, le sue immense doti umane, non esagero perché ho avuto modo di scoprirle personalmente, al servizio della comunità attraverso il progetto Civita. E di lì parla, che dire, più volte ho scritto il suo nome nei miei articoli, quando lui era PM antimafia, basta citare soltanto Centinaia di Storie, Operazione Top, Artemisia, insomma, e quindi non lo conoscevo prima se non di nome, ma secondo me questa loro presenza oggi è un segnale importantissimo, non solo oggi, perché loro comunque vanno soprattutto nelle scuole a dare la loro testimonianza e partecipano a questi eventi, e quindi secondo me è un segnale importantissimo, un esempio plastico di come bisognerebbe abbattere le distanze, quel muro che spesso c'è dalle nostre parti tra cittadini e magistratura. Quindi vi ringrazio per questo. La dottoressa Maesi, l'ho detto prima, è presidente nazionale di un'associazione che non conoscevo. Pensate che prima di scrivere il libro io non conoscevo neanche questa acronimo, che adesso ho imparato forse, LGTBIQ+. Prima lo scriveva Marco, ho dovuto correggere più volte nel libro, insomma, questa acronimo è un mondo che non conoscevo, quindi ho scoperto, grazie al modo fortuito, ma grazie anche al mio istinto, alla mia curiosità di giornalista, e che devo dire, insomma, che mi si è aperto un mondo. Ed è importante questo, perché quello che è successo a me dovrebbe accadere a tutti. Quindi, detto questo, fatto i ringraziamenti, spero di non aver dimenticato nessuno. Vabbè, vado là, perché insomma è un maestro, un pilastro della Gazzetta, quindi. Poi ci ha incantato con il suo excursus letterario, ero sicuro che avrebbe fatto.
fatto quella metafora, quell'esempio, insomma, tra Achille e il cugino, insomma, io lo conosco bene, quindi mi aspettavo un intervento del genere da parte di Arcangelo. Detto questo, quindi perdonatemi questi due, perché è importante stare oggi qui? È importante perché è importante confrontarsi. Il dibattito pubblico, il confronto aperto, schietto, franco, è sempre un momento di crescita, ma lo è ancora di più se partecipato e se avviene all'interno di una sede istituzionale così importante come il Consiglio regionale della Calabria. Quindi per questo sono felice. Io di solito quando seguo gli avvenimenti più importanti, e ne ho seguiti tanti da 15 anni a questa parte, cerco di immedesimarmi in quella situazione. Io sono occupato di migranti a San Ferdinando, tutte storie di emarginazione, di discriminazione, perché vi vorrei raccontare degli zingari, li chiamano così, io stesso li chiamo così, zingari di quartiere Ciampa, di via Ciampa, Gioia Tauro, i migranti alla Tendopoli di San Ferdinando e così via. Quando mi occupo di queste storie, io cerco di viverle. Ad esempio, tante volte non mi sono limitato a riportare le diverse tragedie che sono accadute nel corso del tempo dentro quella Tendopoli, famigerata, un inferno proprio. Ma ci sono andato, sono entrato, sono andato a vivere, sono andato a prendere il caffè dentro le tende dei migranti. Ho cercato di fare, per poter riportare al meglio la storia, la notizia, da buon cronista, ho cercato di immedesimarmi in quella situazione, forse anche al mio hobby principale, che è quello dell'attore. Io qua vedo che per di voi c'è anche la mia compagnia, che è talent, sono attore ovviamente amatoriale. Quindi come si fa il lavoro dell'attore sul personaggio, su se stesso, il cosiddetto metodo Stanislavski? Io cerco di immedesimarmi in quelle situazioni per poterle riportare al meglio. Tante volte le ho romanzate, ho romanzato la storia di Becky Moses morta, bruciata viva all'interno della Tendopoli, la storia del migrante ucciso per una pura, insomma, casualità dal carabiniero, romanzato i bambini della Ciambra che camminano scarsi tra le pozzanghere, la fogna, il fango e così via, e così ho voluto romanzare anche la storia di Davide di un modo, appartenente a un mondo che non conoscevo. Volevo essere alla Barbie, un libro di intervista che è fatto da una persona eterosessuale a un ragazzo appartenente a questa comunità LGBT, che non so neanche se sbaglio a definire omosessuale, ma quello che so è che questi due mondi spesso non dialogano tra di loro, e quindi questa possibilità che mi è stata data per me è importante, ma non solo per me, per ribaltare il tavolo dei pregiudizi, per ribaltare tutta questa situazione di discriminazione omofoba nei confronti di questo mondo. Io mi augurerei che quello che succede a me possa accadere a tanti di voi, soprattutto a cominciare dalle scuole, dove spero che questo libro possa essere portato. Così ho fatto una promessa a Davide, l'ho conosciuto, appunto, l'ho già detto, insomma, nel corso di una serata di gara alla quale non volevo neanche partecipare, e mi ha toccato così tanto la sua testimonianza che mi sono proposto e l'ho subito accettato. Sono stato 6 volte, questa intervista si sviluppa nel corso di 6 incontri. Io all'inizio mi sono arrivato a Catanzaro, città che non conoscevo se non per il servizio della visita militare. All'epoca era obbligatorio, dovevo andare a fare la visita prima di partire militare, non la conoscevo, e sono andato con una certa ritrosia, con un certo anche, insomma, dubbio. Pensavo, che sto facendo, ma davvero sono andato a portare a termine questa cosa, appunto l'ho anche scritto, come la può fare? Pensavo di trovarmi chissà in quell'ambiente, perché questo libro, vedete, l'ho scritto con tutti i miei pregiudizi e tutti i miei stereotipi. Io non lo nascondo neanche all'interno del libro. Forse è servito più a me che a lui questo libro. Perché vedete, io faccio parte di una generazione che è cresciuta durante l'adolescenza con alcuni, appunto, cliché, stereotipi. Noi siamo quelli che siamo cresciuti con le gag di quei film all'italiana, che magari adesso oggi stroncherebbero qualsiasi carriera d'attore, e siamo stati in qualche modo in crisi di quella appunto, di tutti quegli stereotipi che tutt'oggi, insomma, persistono, e quindi è servito a me principalmente. Mi aspettavo di trovare chissà che cosa, ma ciò si vince anche per le domande. Io non sapevo da dove cominciare, ho pensato di dire a Davide con quale giocattolo giocasse da bambino, è perché io, ma già, pensavo di sapere la risposta.
chiedeva che cosa lui chiedeva da piccola a Babbo Natale, perché pensavo rispondesse giocattoli, insomma, in qualche modo femminili. La storia della Barbie è emersa quando lui mi ha raccontato della scuola. E mi ha colpito molto, per questo ho voluto fare il titolo su questa sua espressione, perché lui mi ha proprio raccontato che voleva essere con la Barbie, ma non per essere come lei. È la cosa che mi ha colpito di più. Cioè lui non voleva essere la Barbie perché gli piaceva la Barbie, magari anche i suoi capelli, come lui insomma ha descritto, ma per piacere a Ken voleva essere al posto della Barbie. Questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, non ci avevo pensato. E quindi ho scelto di fare il libro. Ma Davide mi ha aggiunto tantissime altre cose che ho condiviso: l'amore per la danza, l'impossibilità di praticare la danza, l'amore per il mare, per i colori. Questa famiglia con papà, mamma e una mamma papà, che io pensavo in qualche modo potesse aver influito sul suo orientamento sessuale, cosa che non è così. Anche qui Davide smentisce. Lì c'è una storia di disoccupazione, un'altra tematica drammatica qui dalle nostre parti. Un papà che perde il lavoro e che è costretto a badare ai figli, a 6 figli, Davide, giusto 7, 6 figli, tutto il giorno a cucinare, mentre dà la pazzetta a uno che prepara una pasta per l'altro, il giorno con il più piccolo, mentre la mamma è tutto il giorno fuori per lavorare. E quindi insomma il papà che va prima alla scuola, il papà che dialoga con le altre mamme, il papà che insegna alle altre mamme le ricette che prepara per dare. Io l'ho intervistato anche il papà, è un bel capitolo. Grande assente di questo libro, volutamente, è la mamma di Davide, che io non ho sentito. Mamma di Davide che, rispetto a questa situazione del figlio, è rimasta sempre con una posizione molto severa rispetto al padre. Questa assenza è stata voluta. Un fallimento, e lo dico con molto senso critico, si evidenzia nel mio libro, perché avrei voluto farlo ma non ci sono riuscito, è quello di ascoltare anche i carnefici di Davide. Avrei voluto farlo per capire le ragioni, per capire il perché di questo accanimento nei suoi confronti, ma non sono riuscito a rinunciare. Avrei voluto farlo, secondo me avrei completato il libro. Davide prende consapevolezza del suo orientamento sessuale tornando a casa e sfogliando un vocabolario. Se ci pensate bene, deve essere drammatico, non lo acquisisce a scuola, non fa educazione sessuale a scuola, ma addirittura sente di avere qualcosa dentro, pensa di essere malato e va a cercare la parola che è omosessuale all'interno del vocabolario e scopre di essere lui, dice no, sono io. Dopodiché matura questa sua condizione, tra virgolette, e decide di confidarsi con i compagni di classe che, anziché accoglierlo, anziché diciamo essere solitari con lui, lo ghettizzano e lo bullizzano addirittura. Davide comincia a vedere scritte sulle pareti del bagno della scuola. Davide si innamora di un suo compagno e ha il coraggio di dirglielo. Pensate un po', già è difficile dirlo per un eterosessuale ad una donna. Immaginiamo per un maschio, ad un altro maschio, in quegli anni, oddio, qualche anno fa, anche in una volta come Catanzaro. Questo ragazzo, anziché tenere per lui, comunque rifiutare, molto gentilmente decide insomma di, voglio dire, divulgare questa cosa, che inizia l'inferno. Davide che cambiare scuola, la superiore, Davide che viene svegliato la mattina e vede la sua macchina che ancora sta pagando a suoni di sacrifici, perché Davide fa il parrucchiere e non sempre viene pagato come giusto che sia, la sua macchina è imbrattata da scritto omofobo, sportello, gofono e quant'altro. Davide che viene cacciato via da una discoteca perché scambia fusione con il suo compagno, perché potrebbe essere oggetto di rissa all'interno della discoteca. Davide che non può uscire liberamente di casa perché viene schernito, vessato e ingiuriato. È giusto tutto questo? No, ovviamente la risposta è scontata. Perché avviene? Ho cercato di scoprirlo. Ed è insieme che può scoprire. Perché insomma, tutto questo non è normale. È vero che la realtà della Reggio Calabria forse è più avanti, un passo avanti rispetto a Catanzaro, dove tra l'altro Davide sogna di fare il primo gay pride, che a Reggio da qualche anno, circa 10 anni che si fa, a Catanzaro non c'è mai stato. Dunque, cosa dire di questa storia di Davide? A me ha insegnato molto. Davide, non ti preoccupare per
insulti, insomma, che a volte continuano a ricevere, perché ti dico una cosa, grazie a te un insulto del genere, un colpo di ricchione, me lo sono beccato anche io, perché appena ho detto che ho scritto un libro su omosessuale, il primo commento che mi è arrivato su WhatsApp è stato il bravo ricchione. Quindi praticamente, insomma, come vedi, insomma, è una... Però grazie a questa tua testimonianza sono sicuro che, come ha detto Klaus, che non smetterò mai di ringraziare, all'interno delle scuole si può veramente ribaltare questo tavolo, questo muro di discriminazione, perché è dai giovani che bisogna partire per mutare appunto questa cosa. Una cosa che mi ha molto preoccupato è questa. Davide, raccontando degli insulti che ha subito soprattutto sui social, mi ha detto di essersi accorto che, perché io ho fatto notare che anche nei tempi c'era il verso di rivolgere insulti omofobi rispetto, insomma, delle persone con orientamento diverso, in qualche modo differente da un eterosessuale, e Davide mi ha fatto notare che su Facebook, siccome lui è attivista e a lui piace moltissimo provocare, no? In qualche modo, e più volte ha affrontato la tematica sui social, e qui è stato attaccato in modo feroce, e lui mi ha detto che ha notato, rispetto a quando era piccolo, che c'è molta più cattiveria oggi nella nuova generazione. Questa è una cosa che mi fa molto preoccupare. Dice a me, allora, mi insultano, mi hanno sempre insultato, mi hanno sempre rivolto degli insulti omofobi, ma adesso percepisco molta più cattiveria rispetto a qualche anno fa. Quindi questa cosa appunto è davvero disarmante, preoccupante, e per questo, insomma, ho voluto scrivere questo volume. Io non mi voglio trattenere perché so che siete stanchi, anche io ho aperto la stanchezza quando sempre dall'altra parte in questi momenti, e poi si ritornano troppo. Come chiudere questa prima presentazione? Io ho fatto una dedica all'inizio del libro, una dedica alla mia famiglia e ai miei figli, anzi sono ancora più emozionato perché qui davanti a me, insomma, c'è mia moglie, i miei figli, i miei familiari, insomma, una cosa che mi rende felicissimo, e ho scritto loro affinché, cioè, anziché possano seguire gli esempi che hanno trasmesso a me i miei genitori, quindi della non violenza, della tolleranza, e che appunto possono vivere una vita di non discriminazione, dandomi nel piccolo quella goccia di contributo che può servire a cambiare il mondo. E secondo me, perché non importa da quale parte si sta, se si sogna di essere una Barbie, se si sogna di essere Ken, un giornalista famoso, un magistrato, l'importante è stare sempre dalla parte giusta. E la parte giusta non può essere che quella della legalità, della cultura, della tolleranza, della non discriminazione, della non violenza. E questa è la cosa più importante. Quindi, al di là di tutto, ci si può confrontare con diverse posizioni, è giusto confrontarsi, ma sempre con questo faro. E quindi mi auguro che le nuove generazioni, in primis i miei figli, possano davvero dare il loro contributo seguendo queste direttrici, per provare a cambiare, insomma, questa società che oggi ci vede davvero in difficoltà per come stanno andando le cose. Io vi ringrazio davvero tutti per essere stati. Passo per saluti a e allora grazie Domenico, perché oggi attraverso questa storia che tu ci lasci, ecco, ci insegni che dalle ceneri del dolore vissuto da Davide può nascere la speranza per una Calabria migliore. Quindi grazie Domenico.